Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Giulianova, dove questa mattina c'è stata una conferenza stampa in comune sull'episodio che ha visto coinvolto Ibrahima Diop, l'italo-senegalese di 39 anni, residente a Roseto degli Abruzzi, che ha denunciato insulti razzisti ai suoi danni da parte di un dipendente dell'ASL di Teramo. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il console onorario del Senegal per Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna, Tullio Galluzzi, nonché alcuni rappresentanti della comunità senegalese, tra i quali Baye Mbissane Cissé, presidente dell'AISAM, l'associazione degli immigrati senegalesi residenti in Abruzzo e nelle Marche. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Richiamare i valori verso le persone in un mondo dove spesso si sconfina nella maleducazione, prima ancora che nel razzismo e nell'intolleranza. È questo il messaggio che il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, ha voluto lanciare alla presenza del console senegalese in Italia dopo le recenti polemiche sulle presunte offese razziste di un dipendente dell'ASL di Teramo nel distretto sanitario giuliese nei confronti di un cittadino del Senegal che chiedeva informazioni. Quest'ultimo sarebbe stato invitato a rivolgersi al distretto veterinario. Ibrahim, cosa è successo quel giorno? Sono andato a cercare informazioni per il libretto sanitario. Non trovavo nessuno all'entrata. Sono passato all'ala destra fino in fondo. E a destra ancora ci stavano gli uffici aperti, però la gente lavorava. Non volevo disturbare. Tornando indietro incontrai questa persona, che mi sono detto che lavorava là perché apriva, entrava e usciva dentro gli uffici. L'ho interpellato due volte, non mi ha risposto. Mi sono detto che non mi ha sentito, sono andato là a vederlo, io ti scusi, gliel'ho chiesto, mi ha maltrattato verbalmente. Dicendoti cosa? Che cosa vuoi? Vai via. Torno indietro, vado a vedere dove si fa perché ho chiesto altre persone, viene là, continua. È quello che ho detto ai carabinieri, è quello che sta sul giornale. Adesso loro vedranno cosa fare. Io non dico più niente, non faccio più niente, Dio provvede. Questo ragazzo è stato dipinto, il nostro connazionale Ibrahim Diop, come un bugiardo. Va bene? E quindi io, l'augurio che ci facciamo noi del governo del Senegal è che la magistratura faccia chiarezza prima di condannare qualcuno. Non vogliamo condannare nessuno, né tantomeno vogliamo crocifiggere qualcuno. E come dicevo prima in conferenza stampa, e né tantomeno dobbiamo crocifiggere il nostro concittadino Ibrahim Diop. Mi sembra inumano il comportamento, però la parola razzismo secondo me deve scomparire dal vocabolario, non deve esistere, non deve più esistere, anche se qualcuno lo strumentalizzi come politicamente, questo è sbagliato secondo me. Un insulto razzista o un malinteso? Ancora tutto da accertare, l'ASL di Teramo respinge le accuse, la cosa sicura è che la città di Giulianova nega ogni forma di intolleranza razziale. Il messaggio di oggi è quello che in primo luogo noi siamo dalla parte di coloro che vengono aggrediti sia fisicamente che verbalmente. Oggi siamo qui per ribadire un altro concetto. No alla politicizzazione di questi eventi, sì invece a ribadire che il rispetto dell'essere umano non ha colore della pelle, ma deve essere alla base della nostra convivenza civile, come è ribadito nella Costituzione. Ebbene, le istruttorie di carattere penale o di responsabilità da parte dell'ASL fanno i magistrati e gli organi deputati dell'ASL, non siamo certo noi ad appurare se ci sono stati questi episodi, ma dobbiamo dire con chiarezza che questo fenomeno non lo possiamo accettare se si manifesta, perché noi italiani siamo stati oggetto di questi episodi al contrario nei primi del dopoguerra. Noi abbiamo una grande cultura, noi italiani, dobbiamo isolare questi episodi se si manifestano e ribadire la nostra grande civiltà.
Cronaca adesso, è morto poco dopo il trasferimento in eliambulanza in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo il 23enne di Vasto, Vittorio Altieri, che questa mattina è rimasto vittima di un incidente stradale alla guida della sua moto in via Bellisario nella zona industriale di San Salvo, che vedete nelle foto tratte proprio dal sito San Salvo Web. Il giovane ingegnere attorno alle 9 si stava recando in sella ad una Yamaha 600 alla Denso Manufacturing, dove sta svolgendo uno stage formativo, quando è entrato in collisione con un camion diretto alla piattaforma logistica Conad. L'impatto è stato violento, facendolo sbalzare dalla sella e facendolo terminare a terra. Le sue condizioni sono risultate subito molto gravi, tanto che dopo l'intervento dei sanitari del 118 è stata necessaria la richiesta di trasferimento in un centro attrezzato in considerazione del trauma cranico e toracico. Per stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri di San Salvo. Ancora cronaca e ancora sulle strade, un uomo di 57 anni di Avezzano è deceduto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto all'alba presso Via Nuova, nella periferia sud della città appunto di Avezzano. L'uomo era a bordo di un furgone e, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada. L'urto è stato violento, i vigili del fuoco di Avezzano hanno estratto il conducente dal furgone in gravi condizioni. Il 57enne è stato poi trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale di Avezzano, dove è deceduto qualche ora dopo. Cambiamo completamente argomento adesso, parliamo di politica. Il presidente della regione, il senatore Luciano D'Alfonso, ha 3 giorni di tempo per scegliere uno dei 2 incarichi. Lo ha deciso la commissione di Palazzo Madama, che oggi ha inviato una raccomandata al governatore. Presidente della commissione sulle incompatibilità, Maurizio Gasparri, auspica una decisione rapida da parte di D'Alfonso ed è fiducioso sull'unità della coalizione di centrodestra. Il servizio di Giovanni Minicozzi. A distanza di 5 mesi dalle elezioni politiche si registra un'accelerazione improvvisa ma prevista sul caso del doppio incarico di Luciano D'Alfonso. L'apposita commissione di Palazzo Madama, infatti, a maggioranza ha convalidato l'elezione al Senato del governatore e gli ha concesso 3 giorni di tempo per scegliere uno dei 2 incarichi. A tal proposito abbiamo intervistato il presidente della commissione, Maurizio Gasparri. Appena costituita la commissione abbiamo fatto quello che era dovere della commissione, costituito il comitato per le incompatibilità all'interno della commissione, presieduto da una vicepresidente della giunta. Abbiamo riscontrato nella relazione che ieri alla giunta riunita il comitato ha fatto che c'è questo caso evidente di incompatibilità del senatore D'Alfonso, che è presidente della regione, come è noto, è senatore, ed è una norma costituzionale che impedisce questo cumulo di carichi, quindi la constatazione è stata evidente. Abbiamo votato prendendo atto, insomma, di questa incompatibilità e a seguito della decisione dovuta della giunta io ho mandato oggi la lettera al senatore D'Alfonso invitandolo entro 3 giorni a scegliere quale dei 2 incarichi vuole conservare, perché in teoria mi rendo conto che ciò non è probabile, potrebbe anche rimanere presidente della regione e rinunciare al senato. Comunque, diciamo, la sua facoltà è di scegliere, il nostro dovere è di fargli presente questa palese incompatibilità e mi auguro che presto si faccia conoscere le determinazioni. Noi abbiamo inviato una lettera al suo domicilio, una raccomandata, come la procedura ci dice di fare, perché si tratta di una procedura che segue leggi, regolamenti parlamentari e quindi sono atti formali. E quindi mi auguro che ora il senatore D'Alfonso, ricevuta la comunicazione, ci faccia conoscere le sue decisioni. A questo punto, se D'Alfonso opterà per il Senato, quando si potrebbe votare in Abruzzo? Mi dicono che ci sia un termine di 90 giorni dalle dimissioni, però le ripeto, è una questione regolata dalle norme della regione, non è il Senato che regola la data elettorale, quindi se c'è questa norma temporale bisognerà rispettarla e quindi entro il termine, che però sarà calcolato dalle dimissioni, che io mi auguro siano tempestive, ma appunto
il momento clou sarà questa decisione del Senato D'Alfonso, che sicuramente ci sarà, altrimenti poi il Senato dovrebbe avviare una procedura di contenzioso per arrivare a una decadenza, ma mi auguro che non ci sia bisogno di questa procedura. A questo punto il centrodestra è pronto e soprattutto unito per affrontare la sfida abruzzese? Noi siamo pronti alla sfida, ovviamente, e ci auguriamo che ci sia un confronto sereno e proficuo con Fratelli d'Italia e con la Lega e con realtà civiche per arrivare a una candidatura unitaria, ma questo insomma, lo vedremo nei prossimi giorni. Ma secondo lei, con la sua esperienza, questo attrito tra Forza Italia e la Lega, soprattutto sulle nomine RAI, come potrà finire? La Lega deve stare coi piedi per terra. Quando Berlusconi aveva numeri molto alti e la Lega molto bassi, Berlusconi ebbe grande attenzione per la Lega, riservando candidature importanti in Lombardia e nel Veneto. Ora la Lega ha avuto dei numeri leggermente superiori a Forza Italia, ora ha dei sondaggi, ma sono sondaggi, non voti, molto incoraggianti. Proprio quando uno ha i numeri più forti non deve cedere a una, come posso dire, illusione di poter decidere autonomamente qualsiasi cosa. Una coalizione è una coalizione e quindi questo spirito deve rimanere, perché il centrodestra può vincere anche in Abruzzo, come ha vinto nel Molise, come ha vinto in Friuli Venezia Giulia, come ha vinto in tante città. Dunque, a meno di contenziosi, è prevedibile il voto per le regionali a novembre, tranne che D'Alfonso non decida di restare al vertice della regione, ma la circostanza appare al momento improbabile. I dati Svimez che certificano la ripresa dell'Abruzzo con un PIL all'1,2% vengono accolti favorevolmente dal segretario regionale Will, che analizza però a 360 gradi i numeri che riguardano la nostra Regione, Paolo Renzetti. Lo Svimez ha certificato con i dati pubblicati nelle ultime ore una ripresa nella nostra regione. Segretario, è così? È una ripresa reale? Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno oppure c'è anche dell'altro? Non v'è dubbio che dal rapporto Svimez per il 2017 c'è una crescita del PIL. Il PIL si è stabilizzato a 1,2%. E questo è un dato positivo se lo raffrontiamo al 2016-2015, dove la crescita era 0,2-0,6. Quindi il dato è ovviamente positivo. Ci sono delle letture da fare con estrema attenzione. Per esempio, noi abbiamo un'agricoltura che ha un trend percentuale di crescita positivo, sopra il 9% rispetto al 2015-2016, l'industria, soprattutto la grande industria, ha retto e ha retto bene. Abbiamo per esempio però il problema della piccola e media impresa, dell'impresa artigianale, che continua a soffrire molto. I servizi sostanzialmente hanno tenuto, il problema è molto, molto serio, è quello legato al settore dell'edilizia, che ha avuto un tracollo del 14,5%. In una regione dove insistono anche due crateri derivanti da purtroppo due terremoti che abbiamo avuto negli ultimi anni, questo è dove quindi l'edilizia è il settore che dovrebbe riprendere fortemente, questo è un segnale molto negativo che ci preoccupa. Resta l'automotive, resta la Val di Sangro il traino della nostra regione? Assolutamente sì, è evidente che la presenza di FCA in Abruzzo, in particolar modo con l'insediamento Sevel, è un insediamento che traina e dà un riconoscimento economico a questa regione molto importante. È evidente che la continua espansione anche in termini commerciali del Ducato, la sua produzione che ormai si è assestata a 300.000 furgoni l'anno, trascinano molto quello che è il dato in più che abbiamo sul sistema industriale. A Rocca San Giovanni sono state illustrate le iniziative intraprese dalla regione rispetto alla situazione della vecchia discarica per rifiuti speciali di località Fontanelli. Vediamo. Ci mette faccia e firma Mario Mazzocca, sottosegretario all'ambiente della Regione Abruzzo, che con un no categorico prende posizione sulla discarica di materiale edile contenente amianto in matrice cementizia o resinoide a ridosso della riserva regionale Grotta delle Farfalle nel territorio di Rocca San Giovanni. Il sito, ex SMI, mai bonificato, è stato oggetto della società Vastese RSG intenzionata a realizzare un nuovo impianto di
smaltimento di amianto con l'impegno di sanare la discarica in disuso che ancora contiene tonnellate di materiale nocivo. Mazzocca, nella sala consiliare del comune di Rocca San Giovanni, alla presenza del coordinamento dei sindaci della Val di Sangro, ha chiarito la volontà dell'assessorato di risolvere la questione in tempi brevi, col parere negativo del progetto RSG e l'attivazione di tutte le procedure necessarie alla chiusura della discarica in questione, prevedendo il recupero dell'area e la verifica delle condizioni ambientali della stessa. Un impegno ora da rispettare. Come accade spesso in questi casi, sono solito approfondire le tematiche e poi, se sono convinto della strada amministrativa da intraprendere, la metto nero su bianco. Così ho fatto riguardo alla situazione dell'impianto di Rocca San Giovanni, che ritengo cozzare con una legge vigente regionale, la 36 del 2010, fra l'altro a cui si richiama il nuovo piano di gestione integrata dei rifiuti e che prevede il rimando a un piano regionale amianto che attendeva 23 anni di essere redatto e pubblicato, l'abbiamo fatto noi qualche mese fa. Questo piano, che è in fase di pubblicazione e sarà approvato in una delle prossime sedute di giunta, non prevede Rocca San Giovanni come sito idoneo per l'allocazione di un impianto per il trattamento dell'amianto. Soddisfazione da parte del sindaco di Rocca San Giovanni Gianni Di Rito, che festeggia un importante passo sul no definitivo al progetto, nella speranza che la discarica, definita una vera e propria bomba ecologica, venga finalmente bonificata. Questo atto di coraggio politico deve far seguito poi un atto amministrativo definitivo che pone praticamente fine a questo problema della discarica. Non nuova discarica di amianto, ma bonifica della vecchia discarica, perché quello che noi vogliamo è questo. Poi, per quanto riguarda la nuova discarica, se ne riparlerà insieme a tutto il territorio, nella programmazione che stiamo cercando di portare avanti con questo comitato dei sindaci per l'ambiente. La OPS SPA, Organizzazione Progetti e Servizi, società pubblica che appartiene alla provincia di Chieti, al comune di Chieti e che si occupa del supporto tecnico ai due enti, ha deciso di razionalizzare gli spazi di sua proprietà all'interno del centro Dama di Chieti Scalo. Dei 5 immobili della OPS, per 4 complessivi 1100 metri quadrati, sarà chiesta agli enti soci l'autorizzazione alla vendita nell'ottica di effettuare una spending review efficace. L'OPS, d'altro canto, lamenta le difficoltà per i cittadini nel raggiungere gli uffici di Chieti Scalo con i mezzi pubblici. Vediamo. Abbiamo capito che c'è tanto patrimonio a disposizione e inutilizzato, quindi abbiamo una superficie che va intorno ai 1200 metri quadrati, 4 unità immobiliari incredibilmente pronte ad essere usate, che sono qui disponibili in un luogo, il centro Dama, che purtroppo non è servito dal servizio trasporto pubblico. Questa è l'unica deficienza che abbiamo e noi ieri abbiamo fatto un incontro sia con il sindaco Umberto Di Primio che con il presidente della provincia Pupillo per rappresentare questi problemi. Abbiamo richiesto questa possibilità di mettere sul patrimonio disponibile appunto questi immobili. Voglio dire, è chiaro che di questi argomenti difficilmente se ne parla. Noi abbiamo voluto, attraverso appunto questa convocazione, rendere pubblica questa situazione. Noi abbiamo detto prima 1200 metri, nella globalità sono 1600, utilizziamo sì e no 400 metri quadrati e sono più che sufficienti. E gli immobili portano tutte le problematiche di spesa e carichi che vanno sul bilancio, che bisogna valutare. Io, quando sono arrivato, ho trovato un pochettino anche disagio sull'uso dello spazio. Bene o male sembrava che tutto era occupato, ma non lo era affatto. In effetti abbiamo razionalizzato, abbiamo creato delle aree molto più precise, organizzate, e abbiamo liberato spazi che effettivamente non erano utili, e quindi abbiamo liberato anche il carico di spesa, cioè avere energia insomma, in meno significa avere un bilancio positivo e così via. Quindi spese condominiali, spese di energia, spese telefoniche e tutto il resto, carichi sulla TARSU, su tutto ciò che
benissimo potete comprendere quando parliamo di immobili, quindi liberare un pochettino è stato il mio intento. Cercherò in questi ultimi 8-9 mesi di attività che mi rimangono appunto di chiudere come amministratore delegato dell'emergenza tutte le criticità che abbiamo incontrato e quindi poter rilanciare nel futuro con un'organizzazione sicuramente meglio organizzata e spazi ben distribuiti per poter offrire un servizio buono e in armonia con il contratto e con tutto ciò che il cittadino richiede. Presentate questa mattina le iniziative legate al centenario del volo su Vienna che unirà Pescara e Padova per i prossimi 8 e 9 agosto, con un insieme di eventi e la riproposizione del sorvolo d'Annunziano della capitale austriaca. Si tratta di celebrazioni che uniscono il Comune di Pescara, l'Archivio di Stato di Pescara, l'Associazione Fly Story, il Centro Nazionale di Studi d'Annunziani, il Rotary Club Pescara Ovest Gabriele D'Annunzio, con la partecipazione di istituzioni, associazioni ed artisti. Pescara festeggia il centenario del volo su Vienna di Gabriele D'Annunzio, tante le iniziative organizzate in collaborazione anche con l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha ben visto questa manifestazione come tutte le altre di Fly Story che ormai facciamo da 20 anni. Quando abbiamo iniziato era il 1998 in cui facemmo il primo remake del volo su Vienna. Era allora difficile addirittura trovare dei testi per poter studiare questa vicenda storica. Ne parlavano in pochissimi e consideravano noi come evento ciò che stavamo organizzando. Adesso ormai è diventata una tradizione perché Fly Story ogni anno produce un remake del volo di Gabriele D'Annunzio. Ripercorriamo tutte le rotte. Questa di quest'anno è importantissima perché è il centenario del volo su Vienna, quindi noi faremo il terzo remake dello storico volo e insieme quindi alla parte aviatoria avremo una serie di iniziative culturali non solo a Pescara ma in tutta Italia, soprattutto l'Italia toccata da questa vicenda storica, quindi da Padova, Roma e così via, che sono stati i luoghi dove Gabriele D'Annunzio ha lasciato la sua traccia indelebile. C'è proprio questo gemellaggio con Padova in questa occasione? Non solo con Padova ma soprattutto con Casale Monferrato, perché D'Annunzio era aviatore ma non era pilota. Il pilota che portava D'Annunzio in quel volo era di Casale Monferrato e si chiamava Natale Palli. Questa vicenda ha creato sì un gemellaggio esattamente con Casale Monferrato, sia con il comune, fra i comuni e sia dal punto di vista aviatorio, perché le basi operative di Fly Story sono proprio Casale Monferrato, Padova, Como e Pescara. Adesso apriamo la pagina di sport. Ieri pomeriggio per il Pescara amichevole a Città Sant'Angelo contro l'Angolana, la squadra di Pillon ha messo a segno 4 reti, domenica esordio ufficiale in Coppa Italia, l'Adriatico Cornacchia, arriva il Pordenone, il servizio di Andrea Costantini. Prove generali per il Pescara in vista del match di Coppa Italia di domenica prossima contro il Pordenone. Nella canicola del Petruzzi di Città Sant'Angelo i biancazzurri di Beppi Pillon superano per 4-0 l'Arenato Curi Angolana, formazione del campionato di eccellenza che in questa stagione sarà allenata da Nico De Eugenio, il quale raccoglie l'eredità lasciata da Paolo Rachini. Nel Pescara out l'infortunato Del Grosso, oltre al solito Campagnaro e ad Elisalde impegnato in nazionale, riposo precauzionale per Fiorillo, Marras e Macin. C'è Balzano a sinistra, Palazzi completa il trio mediano con Memusciai e Brugman, Mancuso e Antonucci supportano Monachello. Nei primi minuti il Pescara soffre le gambe pesanti e l'intraprendenza della giovane angolana che insidia in un paio di circostanze castrati. A metà tempo il Delfino accelera e segna 3 reti in 5 minuti. La prima porta la firma di Gaetano Monachello, ben servito dalla destra da Zampano al minuto 25. Dopo 3 minuti il raddoppio, il frutto di una bella trama palla a terra che passa per i piedi di Brugman, Balzano, Memusciai e infine Mancuso, il cui sinistro si infila complice una deviazione
La terza rete è di Memushai, che raccoglie e sfrutta l'assistenza di Antonucci, trovatosi nella circostanza sul settore di destra. Nella ripresa trovano spazio anche i vari Yamga, Forte e Karkalis. C'è Cocco al centro dell'attacco, che si fa notare a metà frazione con questa incornata che impegna Di Pasquale. Al 27esimo spazio anche per Sansovini al posto di Yamga. Applausi per il sindaco dai tifosi presenti per il loro Beniamino in attesa di sistemazione in Serie C, in concomitanza con l'ultimo anno di contratto col Pescara. Un minuto dopo i biancazzurri calano il poker con la bella torsione di Cocco sul corner calciato da Forte. L'ultimo spunto è quello di Bonino, che cerca di beffare Di Pasquale da lontano, ma il portiere recupera la posizione e sventa prima del triplice fischio finale di quella che per ampi tratti è stata una sgambata al piccolo trotto per un Pescara che aveva lavorato anche nella seduta mattutina. Macini, intanto partiamo dalla dimostrazione di stima da parte della società. Ti hanno riscattato in estate, segno che insomma si crede tanto in te. Sì, certo, è una cosa importante quella che ha fatto la società nei miei confronti e spero di ripagarla con buone prestazioni. Anche se dice il presidente che sei tra i più cercati per il mercato in uscita, però tu resterai. Che io sappia non mi ha cercato nessuno, quindi resto a Pescara. Quindi insomma, comunque è andata come ti aspettavi, no? Ti ricordi l'intervista che abbiamo fatto a fine campionato? Spero di restare a Pescara, spero che la società mi riscatti. Così è andata, quindi insomma soddisfattissimo dell'epilogo di questa cosa. No, è certo che è una bella cosa se una squadra di Serie B fa questo investimento su un giocatore anche giovane, quindi vuol dire che c'è una stima e un'idea importante su di me. Senti, non so se hai dato uno sguardo al campionato che sta nascendo, al di là delle incognite per l'ultimo ripescaggio. Ecco, quali sono secondo te le squadre favorite? Il Pescara può essere tra quelle che può lottare per la Serie A? No, ho visto un po' di squadre, visto che il Brescia si è rinforzato bene, Benevento, Crotone, sono squadre importanti, Verona pure, che certo. Sono, secondo me ci sarà un campionato più duro di quello dell'anno scorso, ma noi penso che possiamo dire la nostra. Pescara è sotto di queste squadre? Penso di no e spero che non sia così, quindi vediamo a maggio come è andato. Scendiamo in Serie C adesso, mercoledì prossimo, esordio ufficiale in Coppa anche per il Teramo, in casa contro la Fermana. Il centrocampista Scuola Torino Federico Zenuni è stato voluto fortemente dal tecnico Giovanni Zichella e sembra essersi già calato nella nuova realtà. L'ascoltiamo al microfono di Ania Cantagalli. Federico, sono arrivati intanto in questa fase di ritiro precampionato, buoni risultati dalle amichevoli fino a qui disputate, ci sono delle buone impressioni già per quanto riguarda per l'appunto questo momento della stagione? Sì, sicuramente affrontare Pescara e Benevento sono due test sono stati molto importanti e devo dire con risultati molto positivi e sicuramente sarà un punto di partenza per affrontare tutta la stagione. Tu come ti stai trovando? Che ambiente hai trovato? Io mi sto trovando personalmente molto bene, il gruppo è un gruppo molto, molto positivo e anche l'ambiente mi sembra molto bello, si vive e si respira aria di calcio qua. Alcuni dicono che il centrocampo del Teramo non è molto alto, ma secondo te si potrà compensare magari con attacco e difesa nel corso della stagione? Ma magari a livello di centimetri non saremo dei giganti, però daremo del filo da torcere, combatteremo su ogni pallone e suderemo. Tu vieni dalla Viterbese, dall'esperienza a Viterbo e quindi conosci due ex biancorossi come Cenciarelli e Di Palantonio. Cosa ti hanno detto? Sì, ho giocato con loro due. Durante l'anno mi hanno parlato, mi hanno raccontato anche storie di Teramo e poi prima di venire qui ho parlato al telefono con loro due. Hanno detto che è un'opportunità importante ed era da cogliere e io così ho fatto. Parlando delle tue caratteristiche, puoi giocare mezzala, ma ti troveresti bene anche in un centrocampo a due? Sì, io in mezzo al campo ho giocato sia a due, sia a tre, anche dietro le punte. Diciamo che a centrocampo devi sapere sia giocare con la palla sia senza, quindi mi troverei bene anche a due. E la concorrenza che ci dici? Concorrenza, dobbiamo tutti essere pronti a disposizione dell'allenatore e metterlo in difficoltà in modo tale che chi sta meglio per il bene del Teramo. Il Teramo parte per salvarsi? Principalmente sì, l'obiettivo è quello, però ci auguriamo di fare una salvezza tranquilla e poi se viene qualcosa di più meglio ancora.
Celano accoglierà uno dei campi estivi per giovani aspiranti campioni del pallone organizzati da Gianni Rivera, che da qualche tempo ha lanciato un progetto per rispolverare l'insegnamento della tecnica del calcio a livello dei settori giovanili. Vediamo. Un autentico pezzo di storia calcistica a Celano per un unico grande obiettivo: far ripartire i giovani dall'amore per il pallone. Sto pensando di lanciare un nuovo progetto, un'accademia del calcio che porti il mio nome. Credo sia importante che i ragazzi riscoprano la tecnica, il gusto del gioco del pallone, piuttosto che la tattica, che spegne l'entusiasmo e il talento. Con queste parole, 2 anni fa, Gianni Rivera, ex capitano del Milan e campione assoluto di primo piano nella storia del calcio internazionale, lanciò il suo progetto di calcio giovanile. L'Accademia Gianni Rivera, appunto, un programma formativo che ruota intorno ad un pallone e che prevede dei camp estivi per bambini dagli 8 ai 14 anni. Abbiamo accettato volentieri l'invito del Comune di Celano di organizzare la prima edizione dell'Accademia Gianni Rivera, perché abbiamo capito che è un ambiente sano, costruttivo, volenteroso in generale, tutta gente che si dà da fare. Abbiamo accettato appunto di presentare per la prima volta l'Accademia Gianni Rivera, e l'indicazione è quella di voler indicare una strada che non è nuova, però forse è stata messa un po' nel dimenticatoio da qualche anno, ed è quella di migliorare in assoluto la tecnica dei ragazzi che giocano al calcio. Si è puntato molto sull'aspetto fisico. Noi pensiamo che prima di cominciare a pensare all'aspetto fisico è indispensabile conoscere bene il pallone, nel vero senso della parola, saperlo trattare bene, saperlo calciare, fare tutto ciò che è utile sul piano della tecnica. Prima di tutto individuale e poi diventa collettiva. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it. L'informazione invece torna alle ore 19 con la seconda edizione. È tutto, buon proseguimento di giornata.